Io la difendo questa tradizione, penso che non sia l'origine di tutti i mali. Per l'ambiente ci vuole rispetto, ma è pur vero, insomma, che il pane e vino è un fatto sporadico, non è che si fa il falò tutte le sere. Ed è una tradizione di popolo, il fatto che ci siano qui almeno 10.000 persone in questa piazza ne dà una dimostrazione. Poi vedo un sacco di polemiche sul pane e vin e non sul fumo dei botti nelle città che abbiamo visto in TV. Non ho capito perché loro non inquinano, noi sì. Presidente, il pane e vin quest'anno ha un sapore un po' diverso, per lei e per tutti. Ma è un sapore diverso, sì, soprattutto qui ad Arcade per la perdita di Nino Ceconato, di Fabio Gazzabin. Fabio è stato mio amico, mio collaboratore, mio braccio destro e ha avuto appunto questa scomparsa prematura da sindaco. Lui sperava di poter fare da sindaco il pane e vin e le prime due edizioni non le ha fatte perché c'era la pandemia, l'edizione 2021 e l'edizione 2022. Adesso siamo a questa edizione 2023 ed è giusto che gli alpini di Arcade abbiano dedicato questo pane vin a Fabio e a Nino. Da che parte vanno le faville? Sempre verso sera, Poenta, Biancaliere. Io non guardo mai, tanto so che vanno verso sera. Solo i pessimisti non fanno fortuna.